Bella per tutti i ragazzoni del quartiere, bentornati qui su Gishazon. Oggi siamo all'ottavo episodio della serie da 600 a 650 Elo e questi sono i finali tipici, o almeno alcuni dei finali tipici, i più tipici appunto. Abbiamo due possibilità con donne e torre, in questo caso, e re ovviamente con torre avversario. Una, quella più semplice, ma che in questo caso è un po' più lunga, ci vorrà un turno in più, infatti, sarà spingere su questa traversa, l'ultima traversa, il re avversario, e poi bloccarlo con regina e torre. Regina e torre non possono essere sulla stessa colonna, ovviamente, perché sennò il re avrà sempre una via di fuga. Non possono essere lontane, perché per esempio così ce lo mangia, e quindi cosa faremo? Andremo ad attaccarle, e chi non potrà più fare nulla, perché la regina difende la torre. Ora vediamo però la mossa più corretta. Bisognerà cercare invece di spingere il re verso il centro, bloccarlo con l'altro re, e poi con torre regina fare il resto. Quindi direi allora donna e 6, mi raccomando, donna, non regina. Ecco, nella dicitura ufficiale da circa, cos'è, dal XIX secolo, se non mi ricordo in che anni, si dice donna e non più regina in italiano, poiché regina causa confusione nella dicitura ufficiale, nella notazione, con re. Regina, re, con la sigla R o RE anche non rende. Ok, quindi il re cerca di scappare qui perché non vuole finire al centro, per non prendere subito matto. Allora noi andremo a fare, per esempio, torre H4, così da bloccarlo sulla quinta colonna. Ora manca una mossa per dare scacco matto. Ora vediamo come siamo messi. Il re blocca qua e la regina blocca qua. Cosa succede? C'è solo questa colonna libera, questa traversa libera. E allora cosa faremo? Andremo di torre. Mi raccomando, questi finali studiateli bene, ragionateli. Anche qui stessa roba di prima. Si può fare o così. Oppure si può giocare come prima, avendo le torri, è un attimo più complicato, bisogna ragionarci meglio. Quindi, allora subito a 6, intanto perché il re deve comunque finire qui. Ecco, andato qui stavolta bene. Poi direi. Dare in B1 e abbiamo ristretto il campo del re avversario. A questo. Ok, ora cosa dovremo fare? Andremo a mettere la torre in A5 in modo che abbia soltanto esclusivamente 3 caselle R, gli togliamo quella diagonale, ok? Il re può muovere solo qui e qui. Quindi ora cosa faremo? Andremo con la torre in C5 e daremo scacco matto. Sempre, in questi casi, bisogna sempre cercare di spostare il re verso il centro, per fare più in fretta. Mattoli, donna e alfiere, ok. Allora, in questo caso sposterei il re sul suo lato, in modo da avere più controllo da questo lato, perché tanto il re di qua non può andare perché c'è la regina, e quindi iniziamo a spingerlo qui, dove ha meno spazio, meno margine di manovra. Quindi sarebbe ora anche di spostare magari la donna, continuiamo a chiuderlo, ora è chiuso. Tra queste due caselle non può andare da nessun'altra parte. Abbiamo ancora tre mosse da fare, perché qui dice matto in 5 giocate, in una giocata perfetta in 5 mosse. Quindi sposteremo l'alfiere, che ne so, se lo spostiamo in F5, cosa succede? Se lo spostiamo in F5 è patta.
Guardate. Quindi dicevamo allora, resta qui di sicuro, non lo sposta più nessuno. L'alfiere, se andasse su questa diagonale, potrebbe comunicare con la donna. Il re è costretto a fare avanti Andrea di qua, tanto qui c'è la donna che copre, qui c'è il re. Queste sono le case che controllo. Quindi andiamo a fare scacco. Re costretto ad andare qui. Ora matto con la regina in F7. Semplice. Questo invece è complesso. Allora, questo non lo so neanche spiegare bene. Ho avuto bisogno del computer io per finire questo finale. Bisogna spingere il re verso l'ultima traversa. Quindi andiamo a fare scacco col cavallo. Vabbè, cioè, allora, questa mossa bisogna studiarsela bene, bene, bene. Bisogna sapere cosa si sta facendo. È da studiare. Questi finali sono da studiare, ragazzi. Sul cavallo ci puoi arrivare, perché devi tenerlo sotto scacco. Ok, a questo punto. Una donna in E6. Ok, stiamo spingendo il re sempre verso sull'angolo, non sono sicuro che però col cavallo va bene anche sull'angolo il re. Donna di 7. Quindi andiamo a stringere ancora di più il campo del re avversario. E ora donna di 7. Ah sì, è matto. Non serviva neanche il computer. Bisogna solo sapere che la donna bisogna spostarla sopra per spostare il re verso l'angolo, comunque verso l'ottava traversa. In questo caso è andato verso l'angolo, non era necessario. Matto solo di donna. Allora, cosa bisogna fare col matto di donna? Bisogna portare il re sul lato della scacchiera e metti che il re è qua, col re in opposizione, bisogna tenere la donna addosso al re, oppure anche così, diciamo sulla diagonale, nel caso sia sul lato. Dunque, la prima cosa da fare sarà spostare il re verso il centro in modo da liberare spazio per la donna e avere il re che, essendo al centro, insomma, non sposta la partita da nessuna parte finché la donna non entra in gioco, se no perdiamo tempi. Dunque, donna in E7, direi. Allora, con la donna in E7 inizio a spingere subito il re verso il lato della scacchiera, in questo caso verso la colonna A. Quindi D7, perché vogliamo spingerlo sempre più in là, re in C5. E qui abbiamo raggiunto l'opposizione, attenzione. Donna in E7. Sì. Allora, ci conviene tornare indietro perché a questo punto il re è costretto a spostarsi qui perché qua non può andare, qua non può andare, qua non può andare, qua non può andare. Tornando qui, noi a questo giro abbiamo questa casella libera e scacco matto. Si può fare quindi in quel modo lì, quindi con il re che crea, come se la regina fosse una torre, come abbiamo visto nei video precedenti, oppure si può anche fare uno scacco del genere, aspetta. Ecco qua. Ci è voluto di più, ma si può fare. È anche più semplice da organizzare. Il matto di torre è molto lungo, il computer dice addirittura 11 mosse per giocarla perfetta. Cosa bisognerà fare?
Sempre traverse, cioè sempre lato e angolo, ovviamente. Quindi ancora re di 4. Cosa andiamo a fare poi? Torre e 6, come prima, sempre sotto scacco. Spostiamo il re per difendere la torre in d5. Rook, quindi la torre in c5, teniamolo sempre sotto scacco. Bisogna riuscire a tenerlo sempre sotto scacco. Torre Però riproviamo un attimo. Allora, dicevamo, sbagliato, devo muovere qua, mi è scivolato il mouse di qua. Torre in c5, dicevamo. Buonanotte. Re in c5, oh, ce l'ho fatta. Scusate. Torre in e4, questa in particolare è da sapere a memoria, se non è difficile. Poi la spostiamo in d4 e allora d7 scacco. Oh, allora, questa era tutta la trafila da sapere a memoria per farla così rapida. Potete non saperla a memoria e metterci 5-6 mosse in più, il doppio delle mosse, il triplo delle mosse. Ci arriverete a questa posizione se giocate bene, anche senza saperla a memoria. A questo punto, cosa andremo a fare? Ah sì, difendiamo il re, ovviamente. Ora di nuovo il re si sposta qui, quindi Allora qui non può passare, siamo nella situazione di prima, qui non può passare, può andare solo qua, quindi cosa facciamo? Perdiamo tempo e poi torniamo indietro. Bene, abbiamo fatto anche i finali tipici. Per oggi è tutto, alla prossima.